nuova storia. Si riprendono, lo dicevo prima, si riprendono i sogni dal cassetto, quelle speranze che erano state bloccate, e cominciano a riprendere un nuovo cammino. Un nuovo cammino che è fatto all'insegna di questo linguaggio bello del vostro sindaco, che dice: sarò il sindaco di tutti i comisani, non ci saranno figli e figliastri, perché governerò nel nome generale. Perché così si governa, Filippo, si governa nell'interesse della città e di tutti i cittadini. Nella maggior parte delle città della Sicilia, quasi tutte diciamo, il centro-sinistra ha vinto, e laddove non ha vinto il centro-sinistra come a Ragusa, il centro-destra non ha vinto, ha vinto un candidato grillino, oppure a Messina che ha vinto un altro candidato di sinistra, anche se non è espressione della coalizione. Una grande festa in piazza Fontidiana per celebrare il ritorno del centro-sinistra alla guida di Comiso. Anche il governatore siciliano Rosario Crocetta ha voluto festeggiare la vittoria di Filippo Spataro. Al neo sindaco comisano spetterà risanare la città gravata dal dissesto finanziario. Comiso ha risposto bene, Comiso ha una volontà, quella di riprendere la sua economia, di riprendere il suo sviluppo, di riprendere un percorso anche culturale, non dimentichiamo che questa è la patria di Bufalino, è un grande scrittore, quindi dobbiamo ricordarlo, dobbiamo ricordare anche che da questa terra viene anche una grande lezione di cultura e di civiltà, e la riprende, di percorrere un cammino, tra l'altro consiglio comunale che è anche fortemente rinnovato, dove c'è una buona presenza femminile, di giovani, un successo che è di tutta la coalizione, ma anche il successo del vostro sindaco che è stato scelto al primo turno, come è anche è stato il più votato al secondo turno.